del Signore a tutti. Oggi in questo giorno volevo condividere con voi due versetti della parola di Dio che si trovano in Lamentazioni, al capitolo 3. Leggeremo il versetto 22 e 23. È una grazia del Signore che non siamo stati completamente distrutti. Le sue compassioni, infatti, non sono esaurite. Si rinnovano ogni mattina. Grande è la tua fedeltà. In questi due versetti possiamo veramente capire, renderci conto di quanto sia grande la grazia del Signore, di quanto veramente quest'opera meravigliosa sia fondamentale per le nostre vite. È una grazia del Signore che non siamo stati completamente distrutti. Quindi è per grazia che noi ogni giorno possiamo aprire gli occhi. È una grazia che noi possiamo respirare. È una grazia se noi ancora viviamo. È una grazia che non siamo stati distrutti, annientati. E queste compassioni che il Signore ogni giorno usa nei nostri confronti, si rinnovano ogni mattina, quindi ogni giorno ci sono delle compassioni che il Signore ci dà la grazia quindi di continuare a vivere. È per grazia che noi viviamo. E veramente in questo giorno, in questa settimana, volevo invitarvi a riflettere su quanto sia importante chiedere al Signore di continuare a spandere questa grazia sulle nostre vite. E volevo leggere ancora un versetto che troviamo scritto nell'Epistola di Paolo agli Efesini, al capitolo 2, il versetto 8. Infatti è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Quindi quando ci accostiamo al Signore, dobbiamo farlo con fede, perché la salvezza in Cristo noi la otteniamo per mezzo della fede. Infatti dopo dirà, non è in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti. Quindi noi non è una cosa che ci possiamo guadagnare, che possiamo acquistare, ma è semplicemente per la fede. Cioè noi dobbiamo credere nel Figlio di Dio Gesù Cristo che è morto per noi. E questo lo possiamo fare solo per grazia. Per grazia noi ci possiamo accostare a Gesù. Per grazia noi possiamo mettere la nostra fede nel Figlio di Dio. E questa grazia, come è scritto, è il dono di Dio. Il Signore ci ha tanto amato che ha dato il suo unigenito Figlio. E proprio per questo amore il Signore ci dona la grazia, la salvezza in Cristo. E in questa settimana vogliamo veramente fare tesoro di queste parole, di questi versetti che leggiamo negli Efesini. Vogliamo veramente vivere sapendo che tutto quello che facciamo è solo per la grazia di Dio. Tutte le cose buone vengono dal Signore. Noi non meritavamo nulla, noi eravamo destinati ad andare all'inferno, ma per la grazia di Dio noi possiamo essere salvati in Cristo Gesù. E ci tengo a specificare che se ancora non avete fatto questo passo, ci tengo a specificare che non esiste peccato tanto grande, non esiste errore tanto grande che il Signore non possa lavare, che il sangue di Cristo non possa lavare. Infatti troviamo scritto anche in Isaia, al capitolo 1, al versetto 18, così dice: Poi venite e discutiamo, dice il Signore. Anche se i vostri peccati
fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come la neve. Anche se fossero rossi come porpora, diventeranno come la lana. Questo è l'invito che ancora oggi il Signore ci fa. Se qualcuno magari pensa di essere troppo sporco per essere lavato dal Signore, per accostarsi a Gesù, non pensare questo. Il Signore non è un Dio arrabbiato. Un Dio arrabbiato non è il Dio della Bibbia. Il Signore, per definizione, è amore. Quindi, per quell'amore, è disposto a far sovrabbondare la grazia nei nostri cuori. Quindi là dove il peccato abbonda, la grazia sovrabbonda. Gloria a Dio. Il Signore è buono e vogliamo veramente vivere con questo sentimento nel cuore. Sapere che il Signore ogni giorno ci sostiene, ci dà la forza e la grazia in Cristo Gesù. Il Signore sia lodato.